Della nostra associazione
che è stata fondata a dicembre del 2017, quindi è operativa dal 2018, e lei dobbiamo dire che ha dato un grosso contributo anche di tipo ideativo proprio, no? Oltre con la sua forza caratteriale, con la sua capacità di leader proprio, no? Coagulava attorno a sé un sacco di persone che ancora sono rimaste legate a noi e ancora lavorano per noi. La Villa Elica è nata a seguito di una delibera regionale che ha istituito, diciamo, ha istituito lo screening erido familiare per le persone che hanno un alto rischio di ammalarsi, perché spesso portatrici di mutazioni genetiche, soprattutto per il tumore della mammella e il tumore dell'ovaio. È iniziata così e oggi appunto abbiamo scoperto molteplici mutazioni, abbiamo scoperto che queste mutazioni portano non solo a tumore della mammella e dell'ovaio, ma anche ad altre forme tumorali. Si è esteso lo screening anche alla componente maschile per quanto riguarda non solo il tumore della mammella, perché un uomo su 300 comunque si ammala del tumore della mammella, anche lui, ma anche il tumore della prostata, del colon, del pancreas, per il melanoma. E siamo nati perché ci siamo accorti che queste persone che fanno un follow-up stringente, seguono dei protocolli, diciamo, di sorveglianza stringenti, più delle persone non portatrici di mutazioni, avevano bisogno di un supporto soprattutto psicologico, perché non erano ammalate per la maggior parte, ma il fatto di essere portatrici o portatori di una mutazione genetica creava in loro dei forti squilibri, perché oltre alle problematiche normali che tutti noi abbiamo nella nostra vita, si aggiungeva pure questo carico importantissimo e pesantissimo da portare quotidianamente, con la paura, diciamo, oltre di ammalarsi, anche di poter trasmettere le loro mutazioni alla progenie, insomma, ai loro figli. Quindi problemi anche di accettazione per la coppia di questo rischio, tantissimi problemi che ci hanno indotto a fondare questa associazione, che offre quindi chiaramente un supporto psicologico, quindi a uno psicologo, a uno psichiatra, a una sessuologa, perché anche questo, perché queste persone con mutazioni genetiche spesso si sottopongono a interventi demolitivi per prevenire la possibilità di ammalarsi. Ricordiamo tutti Angelina Jolie, no? Quindi mastectomia bilaterale, orectomia, e questo porta anche a dei problemi proprio nel rapporto di coppia. E da lì poi ci siamo allargati, abbiamo dei collaboratori, anche un nutrizionista, un dietologo, perché anche lo stile di vita, come impatta, no? Come aumenta un rischio, uno stile di vita sbagliato impatta sull'aumento di rischio per ciascuno di noi che non è portatore di alcuna mutazione, maggiormente impatta su quelli che hanno già un rischio endofamiliare. E quindi il corretto stile di vita, quindi la nutrizione è molto importante, e abbiamo allargato il nostro campo d'azione anche a queste figure. Basta. Direi che si spiegherà bene spesso. Spesso di partecipare a questo tipo di serate, ma persone così preparate e dentro alle cose come Cecilia se ne incontrano poco, ma si sente semplicemente parlando, sentendola parlare, non ci vuole molto. C'è grande attenzione quando parla, perché intanto sa cosa dice e poi sa come trasmettere le cose, quindi gli facciamo davvero un grande applauso a lei e alla sua parte. Ivo, ecco, prego. Una cosa sola riguardante la dottoressa, visto che l'ho provata sulla pelle, purtroppo ho avuto questa sfortunata situazione in famiglia, io devo ringraziare talmente tanto la sua associazione, la vostra associazione, che Lida, mi ricordo solo un piccolo episodio, quando avete costruito quella avete tappezzato il Duomo fuori nel piazzale, una cosa incredibile. Hanno lavorato come veramente dei sindaci. Questa è stata un'iniziativa partita da lei e anche da mia moglie, perché lei aveva la volontà di vivere, che però purtroppo la vita è fatta così. Grazie ancora, dottoressa, io non so come ringraziarla. Questa è la gente di Collegio e di Tu, veramente.
We'll be right back.
Chiamo Luca Martinez, un attimo con il di fianco a me, grazie Luca, un applauso. La carica è difficile, ma penso che sia Managing Director Corporate, vero? Luca è venuto in trasmissione da noi ed è una persona squisita, molto carina, molto disponibile, quindi lo dico, sai che è magro. In genere sì, quindi quando dico certe cose le penso. Allora, c'è questa signorina, Luca, ti chiediamo uno strappo alla regola, ma semplicemente per consegnare questa tessera. Quindi ti chiediamo anche tu magari di chiamare Dennis e Adrian e quelli fanno noi solo per consegnare, per un saluto velocissimo, senza farli poi parlare più di tanto. Okay? Ok, quindi devo chiamare intanto loro che penso possano avvicinarsi. Ecco Adrian e ecco Dennis. Prego. Buonasera a tutti,
domanda, grazie per essere qui. Penso che queste sere sono una buona occasione per riunire. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo e spero che noi tutti, anche le ragazze, anche le ragazze, facciamo un buon lavoro e giocano la stagione e anche loro meritano il vostro supporto. Sì. Giulia Zaghini, che invitiamo qua di fianco a noi, che così almeno c'è un po' di estetica, almeno di fianco a me, che non fa mai male. Portiere, giusto? Giusto. Poi Viviana Versa, difensore, un applauso anche a Viviana. Viviana Ercola, che ad accompagnarla, facciamo venire anche lei così stiamo ancora più stretti. Elisabetta Ferrari, team manager, grazie Elisabetta, prego. Praticamente più di metà tavolo è qua di fianco a noi. Luca, vai a stare portando il valore del calcio femminile e la qualità che stanno disputando. Lascia dire due parole a te, perché se ne ha dietro il meglio, no? Al di là del Parma che ha tutte le luci dell'arrivata, anche il calcio femminile va regalo di tante cose. Sì, assolutamente sì, noi quest'anno abbiamo fatto un importante investimento sulla parte del calcio femminile, come avevamo fatto l'anno scorso, creando un centro a Nocito dove sia la dirigenza che tutte le squadre, la prima squadra che le giovanili si possono allenare e possono giocare. Per noi è un valore fondamentale che abbiamo fatto in tanti anni, le squadre ovviamente sono quelle che tirano, diciamo, di più i campionati, Parma Special. Grazie, ti ha pagato quanto te? Se lo dicesse a me. È importante che tutti, sia le ragazze che i ragazzi, sentano il calore dei tifosi, perché abbiamo visto nelle ultime due partite, sia delle ragazze che dei ragazzi, c'era tanto entusiasmo, c'era tanta gente, quindi venite allo stadio, sostenete sempre di più, portate tutti a chiedere, tutti i campioni, quindi grazie. Allora, sì, come al solito, allora, visto che i trofei e le coppe hanno stancato, diamo della sostanza, giusto? delle cibarie ai giocatori e a tutti i rappresentanti del Parma Calcio per ringraziare di essere intervenuti, così almeno vanno a casa con qualcosa, lo mangeranno dopo l'11 maggio, speriamo, perché anche il parmigiano un po' di sostanza la dà, ma anche un po' pesantisce come timballo di stasera, che è lo storico timballo dei biferi. Dimmi, c'è qualcosa? Ah, ecco, giusto. Aspetta, Luca, ti lascio il microfono che sei più bravo di me. Anche noi avremo il piacere di dare qualcosa a voi per celebrare questa serata, quindi le maglie di... Senza dire,
che ci viene regalato Ringraziamo tutti i giocatori, le giocatrici, ringraziamo Bayras che è stato carinissimo, con il suo italiano ormai migliore del mio, come ho detto. Ringrazio Dennis, ringrazio Adrian, ringrazio tutto il Parma Calcio per averci concesso la serata. Grazie, grazie. A tutti voi che lo sapete benissimo, quindi non c'è nulla da raccontare, ma semplicemente per un ricordo da Collecchiesi, qual era lei con la pasta dei Collecchiesi. Grazie. Vediamo le luci. Secondo c'è un microfono per l'audio.
Ma credo che sono venuto un po' in discesa, emotivo, un po' della serata, ma ci sta. Purtroppo se n'è andato un altro consigliere, vero Ivo? Esatto, però che finisca la scelta. Un altro consigliere del Parlamento del Collegio, purtroppo è scomparso di recente, è un amico, perché altri figli li conosco benissimo, sono amici. Giampaolo Dei Monti se n'è andato di recente e allora gli facciamo un grandissimo applauso anche a lui. Il presidente e il vicepresidente del Parlamento del Collegio, Ivo Dalla Vona e Mirko Salati, consegna una targa commemorativa di ricordo con tutto l'affetto che il Parlamento del Collegio vuole tributare a questa persona che è stata strutturale nell'attività di questo club. Ritira la targa Simone Raimondi che vi voglio piacere. Ecco Simone. Ciao. I complimenti per il papà. Grazie. Sta arrivando, ecco il coltello, veloce. Allora, Ivo e Luca Martinez tagliano e celebrano la storia di questo club e soprattutto speriamo un traguardo molto importante, speriamo. Eccolo. Eccolo. 23 aprile 2024, grazie a tutti i consiglieri, grazie a tutti voi. Ricordatevi, per chi si vuole fermare, naturalmente ci sono le estrazioni dei biglietti della Rifa, adesso tagliamo la torta, estraiamo i biglietti della Rifa, ci sono quanti premi, 30 Ivo, 30 premi gentilmente concessi e offerti dagli sponsor che sono riportati sul pannello, quindi prosciutti, poi cos'altro, tutto, prosciutti, gastronomia soprattutto, ma tanto altro. Adesso il formaggio, mangiamo la torta e poi l'estrazione della lotteria. Io ringrazio tutti, è sempre un grandissimo piacere essere qui con voi, sempre, perché sono in famiglia e mi sento in famiglia. Grazie.